Ciao, sono Gabriela. In questo video ti faccio vedere come fare questo cappellino ai ferri. Prima però iscriviti al mio canale per non perderti altri video, attiva la campanellina e se il video ti piacerà metti like per supportare il mio canale. Il cappellino è tutto lavorato con il punto grana di riso e poi in mezzo c'è una grossa treccia e una tipo treccia lavorata con il punto passato che è fatto di due colori e poi ovviamente c'è il bordo. Io l'ho fatto con due colori, tu ovviamente fallo come ti piace. Con i ferri circolari numero 5 abbiamo 56 punti. Dopo riuniamo il giro, spostiamo l'ultimo punto all'inizio del ferro e poi incrociamo l'ultimo con primo e lavoriamo prima il primo e poi quello l'ultimo. Così in questo modo non si vede dove abbiamo dove si chiude il giro. Lavora a punto coste tutta la riga. Due diritto e due a rovescio. Adesso continuo a lavorare punto a coste, due diritto, due rovescio per 5 centimetri. Dopo che abbiamo fatto il bordo, adesso facciamo ancora una riga a punto coste nella quale aumentiamo 10 punti, quindi circa ogni 5-6 punti fai un aumento. E quando fai l'aumento, lavoralo con il punto dove fai l'aumento, quindi io qua ho il diritto, quindi faccio anche questo a diritto. Dopo che abbiamo fatto aumento, adesso impostiamo il punto che andiamo a fare. Cominciamo con 15 punti grana di riso, quindi uno a diritto, uno a rovescio. Ripeti, 15 punti. Quindici, tre punti a rovescio. Dieci a diritto. Questi 10 saranno il punto treccia. Quindici,
3 a rovescio. Adesso andiamo a fare il punto passato, slip stitch, con due colori diversi, quindi ci servono due pezzi di filato lunghi tipo un metro e mezzo. Lo lavoriamo uno a diritto, poi lo lasciamo libero, prendiamo grigio, 8 a rovescio, adesso prendiamo l'altro colore filato, 1 a diritto, 3 a rovescio con il filato base, e il resto del giro grana di riso. Quindi una diritto, una rovescio. Ok, abbiamo impostato i punti. Adesso continuiamo a lavorare il punto come era. Quindi 15 punti, primi 15 del giro grana di riso. Qua il punto si presenta a diritto, quindi adesso lo facciamo a rovescio, e qua si presenta a rovescio, lo lavoriamo a diritto, quindi facciamo il contrario di quello che abbiamo fatto prima. Diritto, rovescio, quindici, tre a rovescio, dieci a diritto, che sono quelli della treccia, tre a rovescio, qua abbiamo punto questo qua, questi due colorati lavoreremo come punto passato, quindi punto passato una riga si lavora e l'altro si passa punto senza lavorare a destra, quindi adesso passiamo il punto senza lavorarlo, i punti in mezzo li lavoriamo a rovescio, questo di nuovo passiamo senza lavorare, 3 a rovescio, e finiamo il giro con grana di riso, quindi qua è diritto, quindi facciamo adesso rovescio e poi diritto. Terza riga, i punti di grana di riso, sempre grana di riso, 3 a rovescio, poi i punti della treccia, 10 punti, poi di nuovo 3 a rovescio,
Arrivati al punto passato, dobbiamo spostare praticamente questi due. Adesso dobbiamo farli andare verso il centro. Poi qua si incrociano e poi si allontanano. Quindi dobbiamo incrociare, facciamo tipo una treccia di due punti con il punto accanto. Quindi questo teniamo in mano oppure lo lasciamo così, tanto non si sfila. Questo lo passo sul ferro e poi lo ripasso. Lavoriamo a rovescio e questo con il colore secondario lavoriamo di nuovo a diritto. Quindi questi due colorati si lavorano sempre a diritto. Lasciamo il filo, prendiamo quello base. Sei punti a rovescio. Questo adesso dobbiamo incrociare con questo, quindi questo lo teniamo tra le dita, questo mettiamo sul ferro sinistro e poi questo e poi li rispostiamo a sinistra. Prendiamo il filato fucsia, io sempre incrocio due fili. Faccio incrocio così non si crea buco, lo lavoro a diritto, poi lascio, prendo grigio, uno a rovescio, poi tre a rovescio, che sono i tre punti che dividono i punti quelli accanto, e il resto grana di riso. Quarta riga, lavoriamo di nuovo. Grana di riso, primi 15 punti. Poi tre a rovescio. 10 a diritto. 3 a rovescio. Uno a rovescio, questo lo passiamo senza lavorare, 6 a rovescio, 1 lo passiamo, questo colorato, 3 a rovescio, anzi 4 a rovescio perché abbiamo aggiunto quello del punto. E il resto grana di riso. Ok, cominciano a vedersi i punti, quindi questo grana di riso che dividono poi, qua ci sono tre punti che dividono grana di riso dalla treccia, che lavoriamo ancora un po'. Poi lo intrecciamo, poi qua ci sono di nuovo punti che dividono punti con slip stitch, punto passato. E qua di nuovo grana di riso che è divisa con tre punti a rovescio dallo slip stitch. Continua a lavorare in questo modo i punti finché ogni due righe sposti questi punti colorati, questi punti passati, finché non si incontrano in mezzo qua, tutti e due che sono accanto.
Ok, siamo arrivati all'altezza, al punto dove si incontrano questi due punti. Adesso facciamo, intrecciamo anche i punti per la treccia e poi anche questi. Quindi lavora, grana di riso e tre punti a rovescio. Arrivati ai 10 punti della treccia, ci serve il ferretto ausiliare per le trecce, 5 li mettiamo sul ferretto, li teniamo davanti, lavoriamo altri 5. E adesso lavoriamo questi sul ferretto. Poi lavoriamo i punti a rovescio fino al primo punto colorato. Adesso questi due li incrociamo, quindi grigio lo tengo tra le dita, fucsia lo sposto a destra, poi grigio e adesso li risposto a sinistra tutte e due. Adesso li lavoriamo. Quindi prima fucsia. E poi in grigio. E poi il resto del cappello lavoriamo come si presentano i punti, quindi questi a rovescio e finiamo con grana di riso. Abbiamo fatto due intrecci, quindi la treccia e poi anche il punto passato. La riga dopo, adesso che andiamo a fare come si presentano i punti e questi due colorati si solo passano senza lavorare. Quindi adesso facciamo un po' di righe e poi si fa di nuovo un altro intreccio qua. Invece questi continui adesso a allargare. Quindi si allontanano i punti. Ti lascio lo schema. Continua a lavorare lo schema per altezza totale insieme con il bordo di 25 centimetri. Dopodiché poi andiamo a chiudere i punti sopra. Siamo arrivati all'altezza di 25 centimetri, altezza totale, quindi così si presenta il cappello. Adesso andiamo a fare la punta. La treccia non la facciamo più, quindi i punti che sono sulla treccia continueremo a fare a diritto. Invece i punti del punto passato continueremo ancora per un po' finché non chiudiamo tutti i punti, fare il punto. E tutti i punti continuiamo a fare così come si presentano. Lavoriamo tre punti e poi facciamo una diminuzione. Tutto il giro del cappello. Continuiamo a fare il punto così come abbiamo finora. Quindi qua grana di riso, poi qua
qua ovviamente saltiamo uno, ma poi giro dopo si aggiusta il punto. Quindi qua abbiamo due diritti di fila. Diminuzioni facciamo anche sulla treccia, lavorando i punti sempre a diritto. Quindi tre punti e quarto e quinto lavoriamo insieme. Adesso siamo arrivati a questo punto passato, quindi comunque lo lavoriamo. Uno, due, il punto passato è terzo. E poi una diminuzione. Adesso dovrei fare diminuzione, però fare anche il punto passato, passare di qua. Quindi facciamo il punto passato, passiamo prima dei due punti, lo lavoriamo. E poi i due seguenti facciamo diminuzione. Adesso facciamo altre due righe, due giri con diminuzione come prima, quindi tre punti si lavorano e quarto quinto si lavora insieme. Abbiamo finito le diminuzioni, adesso tagliamo il filo, un po', lasciamo un po' più lungo. Infiliamo nell'ago. E riprendiamo con ago tutti i punti e tiriamo via il ferro.
stringiamo, infiliamo dall'altro lato del cappello. Quindi stringiamo bene, passiamo un po' di volte nei punti centrali. Poi facciamo il nodino. Due nodini. Poi passiamo ancora nei punti centrali. Poi togliamo. Adesso chiudiamo tutti questi fili e abbiamo finito il cappellino. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace, condividi e ci vediamo in un altro video. Ciao!